siamo in diretta anche questo mercoledì sera. Come state? Come andiamo? Entrate in questa diretta perché parleremo di proteine e andremo a vedere tre cose che probabilmente non sai sulle proteine. Allora, condividete anche questa diretta con le vostre amiche per far conoscere loro queste tre cose che non sanno sulle proteine, perché andremo a sfatare diversi miti che circolano sulle proteine, nonostante ormai nel 2022 questi miti dovrebbero essere ormai sfatati, però sono miti, sono luoghi comuni ancora molto frequenti quando si parla di proteine. No, molte donne hanno il terrore di assumere le proteine perché pensano che facciano male ai reni, oppure altre assumono questi integratori di proteine con la speranza di dimagrire, magari si rivolgono anche a negozi di integratori, si rivolgono a influencer che sponsorizzano delle proteine per sapere quali sono quelle migliori per dimagrire, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi condividete questa diretta perché questa sera davvero sfateremo un sacco di miti. Allora, per tutte quelle persone nuove che mi vedono per la prima volta, che non sanno chi sono, non mi conoscono, mi presento molto velocemente. Io sono Federica, educatrice alimentare e personal trainer, autrice de Le diete sono inutili e Stop fame nervosa. Ben presto ci sarà una seconda edizione di questo libro, ma non vi spoilerò nulla. E oltre ad essere l'autrice di questi due libri, sono anche la creatrice di Protocollo Guerriera Vincente e del metodo FESPA che viene applicato all'interno di Protocollo Guerriera Vincente, nonché il primo percorso di rieducazione alimentare e online coaching in Italia. Allora, iniziamo perché sono anche un po' in ritardo, non per colpa mia, però sono un po' in ritardo, quindi iniziamo subito questa diretta, così magari se poi avanzerà del tempo rispondo anche a qualche domanda, qualche curiosità sulle proteine oppure non solo. Allora, le proteine. Ci sarebbe davvero tantissimo da dire sulle proteine. Se ci mettessimo qui a parlare in termini fisiologici, in termini di biochimica, potremmo parlare per ore delle proteine. Perché? Perché le proteine, così come i carboidrati e come i grassi, svolgono diverse funzioni all'interno del nostro corpo. Una delle funzioni, ad esempio, principali delle proteine è quello di andare ad aumentare e al contempo mantenere la massa magra e la massa muscolare. Difatti, capite bene, già da questi due semplici concetti, aumento della massa muscolare e mantenimento di quest'ultima, capite bene che le proteine sono fondamentali per il nostro organismo e ovviamente all'interno del nostro corpo svolgono diverse funzioni. Sono davvero tantissime e non andremo a parlare nello specifico delle funzioni delle proteine perché parliamoci chiaro, sarebbe noioso per me e per voi, ok? Quindi andiamo più che altro a sfatare miti comuni che circolano quando si parla di proteine. Allora, piccola premessa. Quando io dico che le proteine servono per mantenere, o meglio, per aumentare la massa muscolare, non dovete aspettarvi che se mangiate della carne o mangiate del pesce diventate Hulk o avete un fisico da uomo. Questo non succede perché ovviamente noi donne, non producendo tanto testosterone come gli uomini, non possiamo diventare Hulk e né tantomeno possiamo diventare delle Miss Olimpia. Questo è molto 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 difficile, a meno che non si decida di utilizzare delle sostanze dopanti, quindi il doping. Ma ovviamente chi segue questa diretta penso che non abbia intenzione di diventare delle Miss Olimpia. Poi se volete farlo sono scelte vostre, io non giudico chi decide di prendere determinate scelte, però suppongo che chi mi sta guardando non ha intenzione di diventare super muscolosa come appunto le Miss Olimpia, ok? Quindi quando parlerò all'interno di questa diretta di proteine e della loro importanza, non dovete assolutamente pensare che prendendo le proteine in polvere, e poi arriviamo anche a capire cosa sono queste proteine in polvere, ne parleremo nella seconda parte di questa diretta,
Quando parlo appunto di proteine e proteine in polvere, ovviamente non dovete immaginare che se prendete le proteine diventate degli uomini, perché noi donne non funzioniamo così. Ma in realtà, giusto una parolina per farvi capire quanto è difficile arrivare a quei livelli, no, di Miss Olimpia, ad arrivare ad avere un corpo praticamente enorme, è difficile anche per gli uomini. Difatti ci sono tanti personal trainer italiani e non, anche qui a Dubai, che fanno uso di sostanze dopanti per avere determinati fisici, perché arrivarci da natural, come si dice in gergo tecnico, arrivarci naturalmente solo mediante l'alimentazione e l'allenamento è impossibile, ok? Vabbè, piccola parentesi, non parleremo di doping perché non ci interessa. Comunque, allora, partiamo dal primo mito. Io in realtà li ho scritti qui perché, per seguire sempre un filo logico della diretta e non perdermi in 400.000 parentesi, ho scritto alcune cose qui, però non ve le faccio vedere perché voi leggereste al contrario, quindi è inutile che vi metto la lavagnetta dietro di me o che ve la inquadro. Allora, primo luogo comune da sfatare a tutti i costi: le proteine non vanno mischiate. Allora, questo è un luogo comune che nasce magari 30 anni fa, 50 anni fa, non lo so, ma è un luogo comune che è stato ormai superato. Che cosa significa questo? Che si diceva prima che se mangiavi delle proteine, ad esempio animali, non potevi mangiare delle proteine vegetali. Perché? Perché fanno male, no? C'era questo famoso detto: non puoi mischiare due fonti proteiche diverse. Così è 4, così è 2. In realtà questo luogo comune è stato ampiamente superato. Difatti la scienza ci dice che possiamo mischiare due o più fonti proteiche perché non succede assolutamente nulla. Semplicemente l'unica cosa che potrebbe succedere, ma non è detto che succeda perché dipende sempre da soggetto a soggetto, è che se mangiamo le uova con il bacon, oppure se mangiamo, come nel mio caso, io questa sera ho cenato con della pasta, del macinato e dei legumi, quindi ho fatto un mix di fagioli, macinato e pasta, quello che potrebbe succedere semplicemente è un rallentamento della digestione. Tutto qui. Non succede niente, non fa male mischiare più fonti proteiche, quindi sentitevi libere di mangiare uova e prosciutto, di mangiare fagioli e uova, di fare i mix di proteine che volete, perché tanto non succede assolutamente nulla al vostro organismo. Eppure, nonostante questa cosa ormai sia davvero sfatata, cioè nel senso sia un luogo comune perché si sa che si possono mischiare più fonti proteiche nello stesso pasto, purtroppo ci sono ancora persone che vi dicono che se mangiate le uova non potete mangiare nient'altro. Sappiate che non è così, lo ripeto, l'unico effetto collaterale che potrete avere, ma non è neanche detto, è un rallentamento della digestione, ma non è neanche così in realtà, perché il vostro corpo, così come si preoccupa di scomporre e di digerire, di assorbire i carboidrati, fa lo stesso con le proteine, cioè non cambia chissà più di tanto. Il secondo luogo comune, questo è un falso mito molto 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 radicato in realtà, ma è un falso mito appunto, e vi invito a ragionare, è che le proteine facciano dimagrire. Ma in realtà, anzi, dato che voglio farvi ragionare, allora c'è il falso mito, il luogo comune, che le proteine abbiano un effetto dimagrante rispetto ai carboidrati. Vi dicono di sostituire la pasta con, quando fate le diete chetogeniche, no? Oppure quando fate una qualsiasi altra dieta e vi dicono: no, le proteine fanno dimagrire, no, la pasta fa ingrassare. In realtà, se aprite un libro di biochimica, potete vedere che sia le proteine che i carboidrati apportano le stesse calorie. Che cosa significa? Che un grammo di proteina apporta 4 calorie e un grammo di carboidrati apporta 4 calorie. È normale che
le proteine e i carboidrati vengono, come dire, assimilati, vengono scomposti quando voi mangiate il cibo, dato che prima vi ho detto che le proteine all'interno del nostro corpo svolgono diverse funzioni, tra le tante, aumentare la massa muscolare, aumentare la massa magra, andare a mantenere il tono muscolare, ok? Svolgono anche altre funzioni. Stesso discorso vale per i carboidrati, anche i carboidrati svolgono diverse funzioni. Quindi, che significa questo? Che non è vero che le proteine fanno dimagrire rispetto ai carboidrati. È normale che ci sono delle differenze, nel senso che sì, apportano le stesse calorie, ma all'interno del nostro corpo vengono poi, hanno diciamo due metabolismi diversi, non entriamo troppo nei dettagli, ma semplicemente non è vero che le proteine fanno dimagrire, come vi fanno credere che vi propongono queste proteine in polvere come sostituto del pasto, quando in realtà non serve a nulla sostituire un pasto con le proteine. E se vedete che vi sgonfiate, perdete peso, tutte quelle cose insomma che volete, semplicemente perché non andando ad assumere carboidrati e bevendo uno shaker da 100 calorie state mangiando pochissimo, e quindi è normale che mangiando poco, facendo la fame, vi ritrovate che magari al termine della settimana avete perso quei 2 kg sulla bilancia, ma sono 2 kg che nel momento in cui andate poi a mangiare i carboidrati nuovamente, oppure semplicemente tornate a quello che facevate prima, li riprendete subito, perché sono 2 kg di liquidi che perdete nel momento in cui fate la fame con appunto uno shaker di proteine. Quindi no, le proteine non hanno un effetto dimagrante, non fanno dimagrire. Assumere la giusta quota proteica è importante, soprattutto se volete avere un fisico tonico, ma le proteine non fanno dimagrire. C'è da dire però che le proteine tendono a farvi saziare di più, hanno un alto potere saziante, e quindi, come dicevo prima, è importante assicurarsi la giusta quota proteica. Ma contrariamente a quanto vi dicono i coach del benessere e anche molti nutrizionisti che vi danno questo shaker di proteine per sostituire il pasto, assolutamente non lo fate, perché è sbagliato. Piuttosto mangiate un bel piatto di pasta, un bel secondo, un bel contorno, che è molto meglio rispetto a far la fame con lo shakerino di proteine in polvere. Tra poco arriviamo a parlare anche di proteine in polvere inteso proprio come integratore, ok? Il terzo mito, la terza cosa che forse non sai, è che le proteine non fanno male ai reni. Sia le proteine in polvere, sia le proteine, quelle animali o vegetali, quindi o la carne, il pesce o i legumi, la soia e quant'altro, non fanno male ai reni, a meno che non sei un soggetto con patologie, a meno che non hai delle problematiche. Ma se sei un soggetto sano, non hai problemi ai reni e quant'altro, non devi preoccuparti di assumere le proteine, perché non fanno male ai reni. In realtà le proteine, ve lo spiego in modo molto sintetico e molto semplice, senza entrare troppo nei tecnicismi. In realtà le proteine tendono a richiamare acqua, quindi non fanno nient'altro che aiutare i reni. Difatti, io non so se vi è mai capitato, qualcuno che magari va in palestra avrà sentito questa frase, perché mi venne detta anche a me all'epoca, il mio primo anno di palestra. Ricordo che l'istruttore di sala, in realtà lui me lo propose in modo sbagliato in realtà, perché mi disse: guarda, se ti vuoi prendere le proteine in polvere, te le puoi prendere, però devi bere molta acqua, altrimenti rischi che ti fai male ai reni. Mi disse questa frase. In realtà non è propriamente così, nel senso che, come ho detto prima, le proteine tendono a richiamare acqua, ok? Quindi se noi beviamo di più, beviamo i fatidici 2 litri d'acqua al giorno, non facciamo altro che facilitare insomma la funzione dei reni. Ma fondamentalmente, ripeto, se sei un soggetto sano non devi aver paura di assumere le proteine,
perché non ti fanno assolutamente nulla, non fanno male ai reni. Questo è un falso mito che non si sa per quale motivo circola tutt'oggi sul web. Tornando un attimo al discorso bibitoni sostitutivi del pasto, o meglio, più che bibitoni, tornando un attimo sul discorso proteine in polvere. Allora, abbiamo diversi tipi di proteine in polvere, ci sono le isolate, ci sono quelle del latte, quello del pisello, non ci interessa, ok? Non ci interessa sapere tutte le tipologie di proteine in polvere. Quello che dovete sapere è che le proteine in polvere non sono un farmaco. Quindi quando sentite parlare di proteine in polvere, non stiamo parlando di un farmaco. Non sono magiche. Le proteine in polvere non hanno alcun potere dimagrante. Se dimagrite con l'assunzione di uno shaker di proteine, non è perché le proteine sono magiche, semplicemente perché piuttosto di mangiare normalmente state bevendo pochissime calorie, e quindi poi questo bere poche calorie, questo fare la fame, vi porta ad una diminuzione del peso, specialmente di liquidi e massa magra, non mi veniva il termine. Poi dobbiamo chiarire che le proteine in polvere non sostituiscono un pasto. Non sostituiscono un pasto, anche perché un pasto, un pranzo, una cena, un qualsiasi pasto deve contenere tutto. Deve avere le proteine, deve avere i carboidrati, deve avere i grassi. Che cosa significa? Deve esserci la pasta, deve esserci la carne, il pesce, le uova, l'albume, quello che volete come fonte proteica, e una fonte di grassi, ad esempio l'olio. L'olio extravergine d'oliva è un'ottima fonte di grassi. Quindi capite bene che nel momento in cui vi prendete lo shaker di proteine come sostitutivo del pasto, non state facendo nient'altro che andare a peggiorare quello che poi è, cioè state andando a mangiare pochissimo, a far la fame, e poi vi ritrovate che riprendete tutto quello che avete perso con tanta fatica, perché comunque è faticoso sedersi a tavola e bere questo frullato a base di proteine, ok? Quindi, le proteine in polvere possono essere prese? Assolutamente sì, qualora dall'alimentazione non si riesce a raggiungere l'apporto proteico giornaliero, si può integrare con delle proteine in polvere, ma ovviamente non è una cosa obbligatoria, perché nel momento in cui riesci a raggiungere la quota proteica mangiando il pollo, oppure mangiando, che ne so, la fettina di carne, le uova, insomma, le fonti proteiche, non hai bisogno di integrare con delle proteine in polvere. Quindi non sono obbligatorie, non sono miracolose, non vi faranno dimagrire, non vi faranno tonificare soprattutto, perché per quanto le proteine, che siano in polvere o che siano sotto forma di cibo, quindi per quanto le proteine hanno una funzione di mantenimento del tono muscolare e aumento di quest'ultimo, purtroppo non basta prendere le proteine o assumere la carne, assumere il pesce, assumere le uova per tonificare, se alla base non avete una corretta alimentazione e non c'è ovviamente un allenamento adeguato. Cioè non pensate che vi basterà prendere delle proteine in polvere e vi ritrovate belle toniche. Non funziona così. Se fosse così, qui saremmo tutti Schwarzenegger, cioè saremmo tutti delle super palestrate, super toniche, con delle gambe d'acciaio, dei glutei da paura e quant'altro, ok? Assolutamente no. Quindi ci sono domande per quanto riguarda le proteine, che siano esse in polvere o che siano esse proteine normali. Mi raccomando, portatevi a casa questo concetto fondamentale, che le proteine non vanno a sostituire un pasto. Non vi azzardate a sostituire un pasto con le proteine in polvere, perché innanzitutto non vi saziate, ma soprattutto non è un pasto bilanciato, non è un pasto completo, e soprattutto il sostituire un pasto con uno shaker di proteine non vi porta a capire il come mangiare. Può essere comodo perché magari è veloce, prendetelo uno shaker, prendete le proteine, mettete l'acqua, shakerate e bevete. Sì, è veloce, è pratico, ma non vi insegna come mangiare e non è sostenibile nel lungo periodo. Bere uno shaker di proteine
purtroppo, piuttosto che mangiare un bel piatto di pasta o comunque quello che vi va. Quindi si può fare un piatto di pasta con ragù? Sì. Sì. Sì, si possono unire più fonti proteiche. Puoi mangiare il ragù e le uova, ad esempio. Puoi mangiare più fonti proteiche perché non c'è alcun effetto collaterale, appunto. Quindi sì, si possono mischiare due o più fonti proteiche diverse tra di loro. Quindi anche il pesce e la carne. Ad esempio, nella paella, non so se avete mai mangiato la paella mista, quindi quella di carne e quella di pesce, lì si mischiano tranquillamente, si può fare. Non è vero che non si possono mischiare. Io uso le proteine in polvere circa una volta a settimana, le trovo comode quando non arrivo alla mia quota proteica. Sì, Marzia, ma le proteine in polvere, infatti, sono un ottimo integratore nel momento in cui, appunto, come dici anche tu, non si arriva alla quota proteica giornaliera. Anche perché una persona sportiva, una donna che si allena in palestra, ha un obiettivo specifico, magari, appunto, non lo so, vuole fare una gara, oppure semplicemente ha un obiettivo ben specifico, comunque deve raggiungere un apporto proteico un po' più alto, ed è normale che in alcuni casi, quando appunto c'è questo obiettivo specifico, possa risultare difficile raggiungere la quota proteica solo dal cibo. Però il discorso è che non deve passare il concetto che le proteine in polvere facciano dimagrire o che le proteine in polvere abbiano in qualche modo una sostanza all'interno che faccia dimagrire. Cioè, non esiste. Anche se all'interno delle proteine trovate per qualche assurdo motivo la bromelina, che molti vi dicono, no? quanti integratori ci sono di bromelina, spirulina, le alghe, tutti questi integratori che vi propongono, anche se all'interno delle proteine in polvere, ma anche di altri integratori, trovate la bromelina, la spirulina, il guaranà, caffeina, ricordatevi che stiamo parlando di semplici integratori che non hanno alcun effetto dimagrante, che non vanno in alcun modo a migliorare la vostra composizione corporea se non sapete come comportarvi a tavola. Ovviamente, Marzia, questo discorso non è fatto contro di te, anzi, tu sei un'ottima guerriera vincente, però per aprire questo discorso e per ribadirvi sempre che non dovete sperare nell'integratore magico, anche se è molto difficile, cioè perché veramente... Cioè, ci sono donne che non credono al metodo FESPA perché sembra strano che si può dimagrire senza integratori mangiando tutto. Questa cosa non so perché sembra strana, eppure è la normalità, dovrebbe essere così nella vita, cioè in una realtà normale dovrebbe essere così. Vabbè, alcune donne non credono al metodo FESPA, quindi non credono a tutte le testimonianze, non credono a tutti i feedback positivi, non credono insomma che si possa dimagrire mangiando tutto, però credono alla bromelina, all'alga spirulina, cioè credono in un integratore. Ricordate sempre che la spirulina, la bromelina, che sarebbe una sostanza presente anche all'interno dell'ananas, la caffeina, non fanno dimagrire. E così come anche le proteine in polvere, che per quanto sia un integratore, che sono pro all'utilizzo delle proteine in polvere, qualora fosse necessario ovviamente, non fanno dimagrire e non vanno a sostituire un pasto come molti nutrizionisti e coach del benessere fanno fare. Assolutamente no. No. Ok? Che sia chiaro. E alcune donne potrebbero dire, adesso tornando sul discorso della bromelina, della spirulina e di tutte le alghe che stanno uscendo dal mare per diventare delle pillole che poi voi prendete, no? Qualcuno potrebbe dire, sì, però io con l'alga spirulina sono dimagrita. Sì, però io prendendo la bromelina sono dimagrita. Sì, però io facendo la dieta con le tisane che contengono il guaranà sono dimagrita. Sì,
Però aspetta, fatti due domande. Sei dimagrita perché hai apportato dei cambiamenti drastici all'interno della tua alimentazione o perché hai preso l'integratore? La risposta è che sei dimagrita perché prendendo la bromelina oppure facendo la dieta a base di tisane, ovviamente andando a far la fame ti ritrovi che pensi sia la tisana che ti fa dimagrire, la bromelina, ma in realtà non è l'integratore magico, è che stai facendo la fame e quindi dimagrisci. Ecco, tutto qua. Cioè, è quello il punto. Giratela come volete, ma è quello. Ovviamente non potete, cioè... Niente, lasciamo stare. Non apriamo questo discorso del bromelina e quant'altro. Ma no, avranno mangiato meno. Lo so, Daniela, lo so che hanno mangiato di meno e per questo dimagriscono. Il problema è che a noi è capitato di parlare con donne che dicevano, no, però io... È capitato anche in qualche diretta. No, però io... Tu dici che con i carboidrati si dimagrisce. Io però li ho tolti e sono dimagrita. Grazie, hai tolto i carboidrati. Hai tolto i 300 grammi di pasta che ti facevi, hai tolto gli zuccheri, hai tolto i dolci, hai tolto tutto, praticamente mangi solo proteine e verdure e grazie che dimagrisci, stai facendo la fame, ma non è colpa del carboidrato, non è colpa della pasta, è che prima mangiavi carboidrati in quantità spropositata e senza praticamente avere un minimo di, anzi un minimo, senza avere un equilibrio alimentare, ma non è colpa del piatto di pasta. Capisci Daniela? Questo è il punto. È solo che non li fai, non riesci a farle proprio sui carboidrati. È la bromelina che fa dimagrire, non la fa. Io non sono dimagrita con le tisane. No, ma Antonella, ma come fai a dimagrire? Ma le tisane sì, ma le tisane io poi... Ma non sapete in realtà quante nostre clienti, quante clienti mi hanno parlato della dieta a base di tisana, proposta anche da nutrizionista, non per forza dai coach del benessere, anche dai nutrizionisti proposta questa dieta a base di tisane, però a parte che vabbè non si dimagrisce, ma cioè vi rendete conto che vi fanno credere che sia una tisana a farvi dimagrire quando la tisana... vi fa dimagrire perché vi fa fare la pipì, scusatemi il termine, e quindi è normale che bevete, andate in bagno e quindi drenate automaticamente i liquidi, ma non è la tisana che vi fa dimagrire, è che andate in bagno perché state bevendo. Se bevete 2 litri e mezzo di acqua, aiutandovi anche con una tisana del supermercato, vi faccio vedere che l'effetto è lo stesso. Sei troppo simpatica Federica, bene, almeno vi faccio anche ridere un po', che so che in Italia c'è una situazione un po' particolare adesso. Purtroppo c'è chi preferisce credere alle pozioni magiche piuttosto che alla scienza. Esatto Marzia, esatto, guarda, esatto, le pozioni magiche, vabbè, continuiamo a far credere alle pillole. Anch'io ho preso pillole con spirulina eccetera, però poi non sono dimagrita, no. La spirulina non serve a... Io in palestra c'era una mia, diciamo una mia amica, e ci allenavamo insieme anni fa, e la vedevo che prima di entrare in palestra, nello spogliatoio, prendeva queste pilloline che avevano anche un odore strano. Ma che cosa stai prendendo? Io poi i primi anni di palestra ero curiosa e ricordo che comunque anch'io i primi anni di palestra sono caduta in... in integratori. Ad esempio, il primo anno di palestra, oltre vabbè alle classiche proteine in polvere, ma non le prendevo con lo scopo di dimagrire. Io pensavo che prendendo le proteine in polvere avrei in qualche modo sì velocizzato il dimagrimento, ma anche velocizzato il processo di tonificazione. Poi non è successo e vabbè, vi ho già spiegato il perché. Ma oltre a prendere le proteine in polvere, io prendevo anche la carnitina. Ci fu una persona che mi consigliò di prendere la carnitina. La carnitina, per chi non lo sapesse, è un integratore che teoricamente va a bruciare i grassi
teoricamente. In realtà la carnitina è presente anche all'interno del cibo. Chi non è vegano, quindi chi mangia carne, pesce, uova, tutto, la carnitina la prende già dall'alimento. Difatti c'è una cosa che dovete sapere, che molti non sanno, che la maggior parte degli integratori che vi propinano contengono degli ingredienti, diciamo così, che sono contenuti anche all'interno del cibo fondamentalmente. Ovviamente non tutti, ok? Per esempio il multivitaminico è un integratore che io consiglio soprattutto a quelle donne che non mangiano frutta, non mangiano verdura. Io consiglio, ovviamente, perché non obblighiamo nessuno a prendere integratori. Il metodo FESPA non si basa sull'utilizzo di integratori, cioè non facciamo come quelli che vi dicono non prendi la pillola e poi vi propongono le proteine, e le pasticche, vi obbligano a prendere integratori. No, noi no, non c'è alcun obbligo di integratori. Però tutte quelle donne che, insomma, non mangiano carne, non mangiano verdura, non mangiano frutta e quindi non prendono vitamine e sali minerali dagli alimenti, io consiglio di prendere un multivitaminico anche in farmacia, ok? Però, tralasciando ciò, presi questa carnitina, perché mi consigliarono di prendere queste pillole appunto di carnitina. E speravo di ottenere dei risultati con questo integratore di carnitina, risultati che ovviamente non arrivavano, perché tutti gli integratori del mondo non sono farmaci e soprattutto ricordatevi sempre che se fosse un integratore a rendere una persona magra, tonica e in forma, cioè non esisterebbe nessuno qui, ok? Cioè basterebbe prendere quell'integratore e... no? Quindi, stavo dicendo, c'era, perché poi volevo dire questa cosa ma mi sono dimenticata, c'era questa mia, diciamo, amica che si allenava in palestra, ci allenavamo ogni tanto insieme, che prendeva queste pillole di spirulina pre-workout, e io non capivo, cioè, ma perché ti prendi queste? No, perché mi hanno detto che velocizza il metabolismo, fa dimagrire se preso prima dell'allenamento, così come poi vedevo queste persone che si ammazzano post workout a bere le proteine, cioè il tempo di uscire da palestra, il tempo proprio di finire l'esercizio, che corrono e dici che cosa è successo, si saranno sentite male, è successo qualcosa, stanno andando in bagno, devono rimettere, cosa è successo? E invece poi le vedi dopo un secondo che o escono con la carne essiccata che devono mangiare le proteine, o escono con questi shaker subito pronti a bere queste proteine, non si sa per quale motivo. Vabbè, lasciamo stare. Dovevo fare la dieta dissociata con le tisane di giorno e di sera. Mamma mia, che tragedia. Infatti ho bevuto tante fialette drenanti, ma avevo fame comunque. Esatto. Anzi, a me è capitato di ingrassare con alcuni integratori e mi sono venute le colicisti. Mazza Daniela. Le fialette, Micaela, mi fai venire in mente un centro dimagrante molto famoso in Italia che vendeva, non so se le vende tuttora, queste fialette a base di finocchio, che poi mi sono dimenticata il finocchio. Quante volte avete sentito, no, il finocchio fa dimagrire, il finocchietto così, colà, tutte queste cose qua. Ok, eccomi di nuovo. Quante volte avete sentito il finocchietto così, così, così? Poi in realtà, cioè, ma anche no, al massimo il finocchietto al massimo quello che può fare è aiutarvi a sgonfiarvi, quindi se magari soffrite di addome gonfio per, non lo so, perché tendete a gonfiarvi, poi il gonfiore addominale dipende da diverse cause, la tisana magari può aiutarvi, però le fiale al finocchio, tutte le altre fiali, non hanno alcun effetto dimagrante. Vabbè, comunque, prima che mi dimentico, allora, preparatevi guerriere, perché venerdì 14, non ricordo, però venerdì sera alle ore 8
intervisterò in diretta, ve lo anticipo già così vi mettete una sveglia, vi ricordate quant'altro, intervisterò in diretta una nostra guerriera vincente che nel giro di un mese circa, con tanto di feste natalizie in mezzo, ha perso, mi sembra, 7 kg e non so quanti centimetri, mi sembra 7 kg, non ricordo, in un mese, e ha avuto questi risultati impressionanti con il metodo FESPA, mangiando. È molto attiva anche sul gruppo, io non so se posso dire chi è, tanto poi la vedrete venerdì, quindi eventualmente lei dirà, insomma, il suo nome sicuramente. E insomma, avrete modo poi di conoscerla venerdì e di parlare direttamente con lei. Preparatevi perché sarà un'intervista pazzesca. Io quando ho visto i suoi risultati sono rimasta sbalordita, tant'è vero che venerdì appunto la intervisterò in diretta. Tenetevi pronte, mettete una sveglia, vedete voi come dovete ricordarvi questo evento, perché venerdì è 14, perfetto. Ho fatto tante diete, una volta prendendo delle compresse sono finita all'ospedale. Vittoria, quanto più mi dici. Sì, perché poi ne parlerò in un'altra diretta. Le pillole, no? Ma anche i tè proposti dalle influencer e non solo, vi dicono che sono naturali, però in realtà naturale non significa nulla, perché per il nostro organismo anche il tè verde può essere tossico, anche un'erba naturale può essere tossica. Poi ci farò una diretta in particolare su perché in realtà naturale non significa niente, cioè perché dire pillole compresse naturali in realtà non significa nulla. Ci farò una diretta proprio specifica, anche perché all'interno di questo evento ho parlato di proteine, non mi sembra il caso adesso parlare anche di tisane naturali e spiegarvi il tutto. Però immagino che con le compresse sì, si può finire anche in ospedale. Ma come ha fatto impossibile? No, Sandra, invece è super possibile. Venerdì parlerete con lei direttamente e ci racconterà come ha fatto con il metodo FESPA, come ha fatto a perdere questi 7 kg, mi sembra in un mese o in 3 settimane, io adesso non ricordo, ma mi sembra un mese, insomma in poco tempo, e non di massa magra, ma di grasso, anche una piccola parte di liquidi, perché ovviamente i liquidi vanno persi, ma non ha perso tono muscolare. Poi vedrete tutto venerdì alle ore 20. Allora, guerriere, non ci sono domande, quindi io stacco questa diretta. Se ve la siete persa, riguardatela dall'inizio e mi raccomando, non cadete in pillole, goccine, sostitutivi del pasto, tutti questi integratori che, se volete realmente dimagrire ed essere in forma e mantenere poi il risultato nel tempo, non vi servono. Perché ciò di cui avete bisogno per dimagrire e mantenere il risultato nel tempo è un'educazione alimentare che vi consente di raggiungere quella che è la libertà alimentare. Libertà alimentare che significa libera scelta di ciò che volete mangiare, di quello che volete mangiare che più vi va, senza dover sottostare a regimi rigidi e fallimentari. Quindi lasciate perdere queste proposte allettanti di pillole, bibitoni, integratori, tutta questa roba qui che non funziona e mai funzionerà. Lo dice la scienza, non lo dico io. Quindi noi ci vediamo nella diretta di domani probabilmente, oppure direttamente venerdì, dove intervisterò questa nostra guerriera vincente. E per tutte le informazioni sul metodo FESPA e sull'offerta in corso fino al 18 gennaio, contattate un consulente del team sul link che trovate da qualche parte nei commenti. Ciao a tutte, ci vediamo prossimamente.